tutti cari amici, adesso stiamo per uscire per recuperare il nostro palamito innescato con il paguro e metà con la sardina. Le prede che penseremo di pescare sono prevalentemente qualche orata e possibilmente anche dei sarechi. E adesso ci stiamo, diciamo, recando sul sito di pesca dove appunto recupereremo il nostro palamito. A più tardi. Lavoriamo con cautela appunto perché stiamo pescando con lenze sottili, abbiamo 0,35 e possiamo insediare dei grossi pesci, va bene così. Sembrerebbe appunto un saro con orata a sentirsi, vediamo di che cosa si tratta. Da come dire sembrerebbe che appena allamato, e da poco che ha allamato appunto, si sente da come dire. Un po' la livrea in acqua, infatti è appunto da poco che ha allamato. Una bella oratella, vai avanti, vai avanti, appunto una bella oratella. Dei pesci più belli che la natura possa creare. Ed ecco un'altra cattura, abbiamo effettuato un'altra cattura, un'altra oratella, bella taglia, un altro bel pesce. Sicuramente erano dei pesci che camminavano a coppia, erano vicini perché abbiamo preso un amo dietro di l'altro. Quindi erano abbastanza vicini, sicuramente camminavano in coppia. Vediamo se facciamo la tripla. Bella pezzatura. Appunto sento un altro pesce. Sento un pesce. Fermo. Fermo. Bel tordo, appunto sento dietro il tordo un altro bel pesce, adesso vediamo di che cosa si tratta, un'occhiata, una bella occhiata. Bella occhiata. Secondo me la pesca con il palamito è una delle pesche più belle che possano esistere, appunto perché si diversificano, diciamo, le specie di pesce e quindi non sappiamo mai che preda si trova al nostro palamito. Quindi la ributtiamo. Cari amici, questo è stato il nostro frutto della nostra pescata e siamo soddisfatti perché abbiamo calato appunto nei limiti possibili della legge 200 ami e quindi pochi ami, pochi pesci, però pochi ma belli. La cena ce la siamo assicurati, quindi siamo abbastanza soddisfatti.
della nostra pescata. E vi saluto a tutti e alla prossima puntata di Pescata alla Barca TV.